Carissimi amici del cinema in quarantena della Witch, la materia di cui sono fatti i sogni, continuiamo la nostra rassegna di film in questo periodo di emergenza, anche se ormai apparentemente siamo entrati nella seconda fase, ma speriamo che le cose naturalmente non possano che migliorare. È un appuntamento al quale comunque ci ritroviamo con piacere e che speriamo possa sempre offrire anche a voi lo stesso piacere che abbiamo noi. Ci occupiamo oggi del film Il Sindaco del Rione Sanità, una pellicola del 2019 diretta da Mario Martone, adattamento moderno dell'omonima opera teatrale di Edoardo De Filippo. Per la verità, questa Sindaco rappresentazione cinematografica è stato un riadattamento dell'ulteriore adattamento teatrale fatto da Martone nel 2017 e comunque ci testimonia diverse cose. La prima cosa, forse fondamentale, è che la grandezza del testo eduardiano rimane pressoché immutata e attuale, anche in tempi di Gomorra, di ultraviolenza, di visione della Gomorra o della violenza organizzata in maniera demitizzata. Ancora una volta, comunque, notiamo che il lavoro compiuto da Edoardo De Filippo rimane di una estrema attualità e precisione. Dicevamo della regia di Mario Martone, l'interprete del ruolo principale, ovvero sia quello di Don Antonio Barracano, è Francesco Di Leva, comunque anche lui estremamente aderente al personaggio, insieme anche a Massimiliano Gallo, Roberto De Francesco, Adriano Pantaleo, sono tutti attori che comunque in un modo o nell'altro appartengono alla scena teatrale napoletana. Peraltro Martone è regista di estrema bravura e di estrema sensibilità ed è riuscito a mantenere pienamente lo spirito dell'opera edoardiana. E per chi non conoscesse il lavoro originale di Edoardo, che ricordiamo è del 1960, fu scritto e fu portato in scena per la prima volta nel 1960, dicevamo, è un film estremamente valido e che mantiene più di un motivo di interesse. La storia è nota, c'è appunto Antonio Barracano che è una sorta di mamma santissima di questo quartiere della sanità, che gestisce e distribuisce la giustizia secondo suoi personalissimi criteri, che non necessariamente coincidono con quelli legali, ma a volte neanche con quelli illegali. Viene da una storia di soprusi, ovviamente, come spesso accade, e decide di avviare in un certo senso un percorso di redenzione. La sua storia evolve quando gli arriva un ragazzo, ovvero sia Ratiluccio Santaniello, interpretato da Salvatore Presutto, che gli chiede di uccidere il padre. Ovviamente Don Antonio cerca di comprendere i motivi che sono alla base di questo astio, motivi che sono fondamentalmente legati ad un ostacolo alla presunta storia d'amore fra Rafiluccio e la sua fidanzata, che in realtà di mestiere fa la prostituta, e il padre, che invece è fornaio e uomo apparentemente integro e tutto di un pezzo, ostacola in tutti i modi, arrivando quasi a ripudiare il figlio. La storia è una tragedia e l'epilogo non può essere narrato, ma tuttavia vi posso garantire, vi posso assicurare che la qualità dell'interpretazione, la qualità della scrittura sono tali che vi terranno incollati allo schermo fino all'ultimo secondo. Io per questo vi posso solo dire di potervelo godere tranquillamente, anche perché è gratis ed è su RaiPlay.